C'è stato un incontro-scontro tra alcuni tifosi della Paganese e altri dell'Avellino che stavano rientrando nelle proprie abitazioni di Montoro. Tengo a precisare che il dispositivo di prevenzione è stato esteso sino ai confini della provincia di Salerno. Pur essendo in presenza di un centinaio di autovetture dei tifosi della Paganese, e sapete bene che i cortei di autovetture non si possono tecnicamente scortare, abbiamo comunque previsto col reparto, la territoriale e la stradale, un meccanismo che cercasse di coprire sino proprio al confine di provincia. Purtroppo le ultime autovetture, che sono rimaste magari anche un po' attardate rispetto agli altri, hanno avuto questo contatto. Non abbiamo ancora contezza di come siano esattamente iniziati i fatti, ma l'unica certezza è che si tratta di un fatto grave, assolutamente, e che speriamo di poter definire in un'informativa con l'individuazione dei responsabili. A quel punto poi, come questore, attualmente prenderò le mie decisioni con i provvedimenti amministrativi che non potranno che essere di una certa direzione. Sembra si sta indagando anche sul numero delle targhe, delle auto. In questi casi prendiamo tutti gli elementi, i filmati fatti dagli automobilisti di passaggio, quello che c'è nel web, tutti gli elementi servono a ricostruire e a cercare di individuare il responsabile. Non è facile perché questo tipo di, chiamiamola, frangia ultras è ben agguerrita, quindi conoscono anche le tecniche per cercare di rendere difficile l'identificazione, ma ci stiamo lavorando con la Digos anche in collaborazione con i colleghi di Salerno naturalmente. Era mai capitato di assistere, dottore, al fatto che dei facinorosi bloccassero un'autostrada? Ma non nella nostra provincia, ma è successo purtroppo in altre occasioni, anche un anno fa c'è stato uno scontro, lo ricorderete, sempre sulla 16 in provincia di Foggia, dove sono incontrati casualmente tifoserie avverse, hanno dato luogo a delle situazioni veramente inaccettabili. Sono state coinvolte anche delle famiglie, insomma persone che erano in quel momento... Per quanto mi consta, sicuramente è stato un coinvolgimento emotivo perché si sono trovati di fronte a uno scenario inaccettabile, però come conseguenze sul piano del personale, grazie a Dio, non ci sono feriti o lesioni tra le persone che non erano minimamente coinvolte in questa dinamica. Anche i video saranno fondamentali per ricostruire? Tutto serve per ricostruire esattamente come andate le cose, ma ripeto, la sostanza non cambia, c'è stata un'aggressione, poi vediamo se è reciproco o meno, lo stabilirà poi anche l'autorità giudiziaria quando faremo poi un'informativa oltre quella che già è partirà oggi, vedremo come è andata, ma non cambia poi la natura del nostro impegno, trovare responsabili e perseguirli senza incertezze.